Ciao a tutti amici di Chiamerevo e benvenuti a questo nuovo video confronto di due colossi asiatici. In questo caso stiamo parlando di Cina contro Corea, ovvero Meizu MX3 contro LG Nexus 5. Andiamo a vederli. Eccoci con questi due top di gamma per questo video confronto. MX3 vs Nexus 5, incominciamo subito a vedere le caratteristiche estetiche esterne. Intanto le dimensioni sono del Meizu MX3 in altezza di 139 mm per 71,9 x 9,1 mm di spessore, mentre invece, grazie allo schermo forse un po' più piccolo del Nexus 5, le dimensioni sono di 137,8 x 69 per 8,6 mm di spessore. Quindi un po' più piccolo il Nexus 5, ma non di così tanto, e devo ammettere che la differenza di dimensioni non si nota moltissimo nel MX3, grazie forse alla curvatura della parte posteriore. Infatti entrambi in tasca entrano veramente benissimo. Nexus 5 non si nota praticamente per niente, l'MX3 anche non si nota, però si vedono, diciamo, le bombature esterne della scocca. Il peso è di 143 grammi per l'MX3 e di 130 grammi per il Nexus 5. Si sente ovviamente la differenza tra i due, però non è così tanto marcata, e il peso è veramente ben distribuito sull'MX3, tanto che non fa, diciamo, preoccupare molto di questa differenza. Però si vede che è comunque più grande e il peso è maggiore, ovviamente. Cominciamo con l'estetica, quindi la parte esterna. Parte frontale dell'MX3 con un vetro tutto unico, quindi si vede stile molto iPhone come estetica, diciamo, design. Tasto unico centrale qua in basso che si può illuminare. Schermo da 5,1 pollici 1800x1080 che andremo a vedere in seguito, quindi non è un Full HD ma è un 15 noni come aspetto di risoluzione. Parte superiore con capsula auricolare, fotocamera e i vari sensori del caso. Parte del Nexus 5 invece, schermo da 4,95 pollici, 1920x1080, quindi Full HD pieno. Parte inferiore con il LED di notifica che non si nota. Parte superiore capsula auricolare, fotocamera e sensori del caso. Fotocamera è da 2 megapixel per il MX3, 1,3 megapixel per invece il Nexus 5. Che dire, la parte frontale ovviamente non sono tantissime differenze, vedremo più avanti per lo schermo che veramente la differenza è dir poco abissale. In questo caso devo dire che il vincitore è l'MX3 purtroppo. Parte sinistra con il bilanciere del volume per entrambi, non si nota molto nell'MX3 essendo trasparente su bianco, però molto molto carino e comunque plastica. Questo qua invece, il tasto del Nexus 5 è fatto in ceramica. Cornice in plastica per entrambi, entrambi sono in colorazione bianca, cioè nera per l'MX3, però bianca sembra posteriore, mentre invece il Nexus 5 in colorazione bianca. Parte posteriore appunto con la dicitura del modello, come vedete, marca dell'LG qua in basso. Fotocamera da 8 megapixel per entrambi, mentre però il Nexus 5 ha lo stabilizzatore ottico OIS ed entrambi col flash LED singolo. Qua nell'MX3 troviamo inoltre il secondo microfono per la soppressione dei rumori, cosa che invece sul Nexus 5 è nella parte alta. Andiamo a vedere la parte destra con il pulsante di accensione per il Nexus 5 e lo slot per la micro SIM, mentre pulito per l'MX3. Parte superiore per entrambi con jack da 3,5 mm per entrambi, il secondo microfono per il Nexus 5 che non si nota ed è qua. E il tasto di accensione per l'MX3, il tasto di accensione di blocco sblocco, che però non sempre utilizzeremo essendo che c'è una scorciatoia col tasto home. Parte inferiore per entrambi con lo slot per la micro USB, il microfono principale che sarebbe questo qua per l'MX3 e questo qua per il Nexus 5 e l'altoparlante di sistema per il Nexus 5. Mentre invece l'altoparlante di sistema per l'MX3 si trova nella parte posteriore inferiore, come vedete. Però, essendo messa sulla bombatura, come si vede, quando ne poggeremo non si attutirà il suono, ma anzi verrà addirittura amplificato, quindi una cosa in più molto molto carina. Abbiamo visto la parte estetica, entriamo nei dettagli, andiamo a sbloccarli entrambi.
faccio vedere con il Nexus 5 ha lo sblocco classico tramite qua. Adesso io ho la passcode, però sull'MX3 si può sbloccare in due modi, o tramite il pulsante qua in alto e poi swipando in alto così, oppure molto più semplicemente col pulsante home tirando in su si sbloccherà automaticamente. Questo qua è una scorciatoia della Flyme OS che è molto molto carina e molto utile essendo lo schermo molto grande e non sempre riusciremo ad arrivare in alto. Che dire, le differenze dei sistemi sono veramente abissali e non c'è molto da confrontare, essendo che i punti comuni sono veramente pochi. Se volete vedere il focus sulla Flyme OS del Meizu MX3, ve la lascio nella descrizione del video, quindi potete sapere tutto sul sistema dell'MX3, mentre invece Nexus 5 è Android Stock, quindi poco da dire. Molto completo come sistema, anche molto base, molto semplice da utilizzare. Questa qua è una versione modificata mia, ma diciamo il sistema di base è più o meno lo stesso. I quick toggle sono stati aggiunti da me, però il sistema è veramente molto simile, niente di differente, di grosse differenze rispetto a Android Stock. Allora, andiamo a vedere le specifiche tecniche di questi sistemi. Come SoC, quindi sistema di CPU, abbiamo un Exynos Octa-Core 5410 per il Meizu MX3, quindi due processori che lavorano in simbiosi tra di loro, un Cortex A7 a quadricore da 1 GHz 2 di massima e un Cortex A15, sempre quadricore, da 1 GHz 6 di massima. Cosa porta di vantaggi? Nel caso di task molto semplici, quindi molto leggeri sulla CPU, funzioneranno i core A7, mentre invece nei task pesanti, giochi o rendering o altre cose simili, andranno in gioco i core A15, quindi ottimizzando consumi e prestazioni. Mentre invece nel Nexus 5 abbiamo uno Snapdragon 800 quadricore da 2 GHz 3, che abbiamo imparato a conoscere moltissimo sui vari tipi di device. Non c'è tanto da dire, essendo che è solamente un semplice quadricore con l'hot plug, però funziona molto bene, ha le prestazioni decisamente maggiori rispetto a questo. Questo qua è paragonabile a uno Snapdragon 600 come prestazioni più o meno, mentre invece lo Snapdragon 800 è un passo superiore ovviamente. Altre cose, 2 GB di RAM per entrambi. GPU è una PowerVR SGX 544 MP3 per il Meizu MX3, mentre invece abbiamo un Adreno 330 per il Nexus 5. La differenza qua di GPU non è veramente enorme, però si nota in alcuni casi, nei benchmark si nota moltissimo che l'MX3 purtroppo manca qualcosa, mentre invece su Nexus 5 veramente i benchmark 3D sono fluidissimi. Questo non è comunque un problema perché nei giochi l'MX3 va veramente ottimamente e l'ho provato con il Cavaliere Oscuro, con Asphalt, l'ultimo Asphalt, e nessun problema, assolutamente zero lag e giocabilissimo. Stessa cosa ovviamente su Nexus 5, nessun problema. Andiamo a vedere il sistema, quindi facciamo una piccolissima panoramica, tanto per farvi vedere, dando lo sblocco avete già visto la differenza. Queste qua sono le app installate da Meizu, queste qua sono app installate da me. Andiamo a vedere la differenza nel sistema, qua impostazioni, about phone, info telefono. Qua non ci dirà la versione Android, che in realtà è la 4.2.1, ci dirà solamente che il Flame OS è la 3.3.1. Mentre invece qua abbiamo la versione 4.4.2, quindi ultima disponibile ovviamente. Che differenza diciamo può dare questo qua? Forse un pochino la pesantezza del sistema, ma nemmeno, perché la Flyme OS è veramente molto ottimizzata e non presenta problemi di sorta. Veramente non si nota la differenza. Ovviamente se avessi una versione ancora più recente sull'MX3 andrebbe nettamente meglio. Però non c'è da lamentarsi, essendo che Meizu comunque l'aggiorna abbastanza frequentemente, speriamo in futuri aggiornamenti. Invece, ovviamente, in Nexus non c'è assolutamente problema, essendo che gli aggiornamenti vengono direttamente da Google. Come vedete, lo schermo l'ho messo entrambi a luminosità massima per farvi un attimo assaggiare i colori. Andiamo a vedere subito la qualità dello schermo con alcune applicazioni di test che ho scaricato. Faccio vedere. Display Tester, questa qua è un'applicazione molto molto carina che ci permette di saggiare, diciamo, la qualità dei colori. Qua intanto vi fa vedere le caratteristiche dello schermo. Questo qua è settato a 480 dpi, mentre invece questo qua è settato a 400 dpi. Che differenze ci sono? Ci sono che
Il sistema si vede un po' più piccolo sulla MX3 nonostante la risoluzione sia minore. Questo qua appunto 1800x1080 contro 1920x1080. Andiamo a vedere subito il test dei colori con luminosità al massimo, settato al massimo per entrambi. Che dire sul test? Faccio un attimo vedere i colori come possono essere. Adesso ovviamente l'angolo di visione. Come vedete è veramente ottimo per la MX3. Andiamo a vedere l'angolo di visione per il Nexus 5. Un po' peggiore purtroppo sul Nexus 5, ma è abbastanza, diciamo, comune questa cosa. Cosa c'è da dire? I colori finora mi hanno, colpito molto di più sulla MX3 purtroppo. Il sistema base del Nexus 5 ha dei colori un pochino smorti in molte parti, però con alcune ottimizzazioni software magari la calibrazione del Nexus 5 diventa ancora migliore. Come vedete i blu sono più saturi sull'MX3 e andiamo a vedere altri test. Questo qua è il test del banding. Come vedete nessun problema per entrambi, i neri sono molto marcati su entrambi. Andiamo a vedere la saturazione dei neri e per un qualche strano motivo la saturazione dei neri vince il Nexus 5. Come vedete si vede abbastanza, mentre qua finiamo un pochino prima a vederli. Non è comunque un problema questo qua perché nella visione dei video, per qualche strano motivo, l'MX3 mi piace sempre di più. Stessa cosa per la saturazione dei bianchi. I bianchi sono veramente rimasto sorpreso dai bianchi dell'MX3 perché sono dei bianchi veramente chiari e puliti, mentre invece sul Nexus 5 sembra che tendino un pochino al giallo a differenza dell'MX3. O forse tendono un pochino più l'azzurrino sull'MX3, non posso precisamente dirvelo perché dovrei avere un terzo confronto, però per quello che ho visto io qua sopra il Nexus 5 tende un pochino al giallino, mentre invece l'MX3 ha dei bianchi veramente chiarissimi e puliti. Quindi ancora un plus per lo schermo dell'MX3. Contrasti dei neri, anche qua veramente ottimi. Vi faccio vedere in questo modo qua, al contrario, è veramente non c'è problema. White contrast, saturazione e siamo arrivati alla fine di questo tipo di test. Per farvi vedere altre cose per i test, diciamo, di visualizzazione. Mettiamo sempre la luminosità al massimo, come sempre. Questo qua è l'angolo di visualizzazione, l'angolo di visione. Come vedete, è veramente ottimo. Sulla MX3, nessun problema assolutamente. Anche su Nexus 5, non abbiamo assolutamente nessun problema di sorta. L'angolo di visualizzazione in verticale, cioè scusate, in orizzontale, in questo modo qua, sul Nexus 5 è un pochino peggiore rispetto all'MX3. Questo qua, quindi, un ennesimo plus per lo schermo dell'MX3 che veramente devo lodare perché sono rimasto sorpreso dalla qualità di questi colori. Ho chiuso per sbaglio l'applicazione, ma in realtà volevo far vedere un altro tipo di test, l'ultimo test sulle immagini, diciamo, reali, così da farvi vedere, diciamo, il rendimento dello schermo in condizioni reali. Eccolo qua. 100% per entrambi. Questa qua è un'immagine di prova. Andiamo a vedere altre immagini. I colori sono un po' più saturi sul Nexus 5, in questo caso qua per i marroni, mentre invece in quest'altro caso qua troviamo i colori più naturali sull'MX3. Andiamo a vedere i verdi. Anche qua i verdi sono più vivi sull'MX3. Vedete come sono un po' più, diciamo, naturali sulla MX3. Il blu è un po' più blu, diciamo, sulla MX3, scusate per il gioco di parole. Come anche i neri sembrano più saturi sulla MX3, quando in realtà, dal test che abbiamo visto prima, sembra che invece il Nexus 5 vinca sui neri. Ciononostante, vedete, i bianchi qua, diciamo, la differenza si nota abbastanza, almeno dal vivo, non so in camera. Però i bianchi sono veramente una bella differenza. Andiamo a vedere ultime cose, differenze, ovvero l'audio che è abbastanza criticato sul Nexus 5. Andiamo entrambe a prendere la stessa canzone, Supremacy di Drake.
dei Muse, mettiamo il volume al massimo, ecco qua. Allora, andiamo a sentire prima il Nexus 5. Andiamo a sentire mezzo. Se invece alzo il mezzo, vi faccio vedere all'inizio e rialzo il mezzo. Come vedete, l'audio è decisamente più basso sul mezzo per un qualche strano motivo. Quindi, c'è poco veramente da lamentarsi del Nexus 5 e il suo volume basso, perché a quanto pare su altri telefoni concorrenti, quindi per esempio il Meizu MX3, il volume dell'audio, in questo caso con il lettore musicale standard, è più basso sull'MX3 al posto del Nexus 5. Inoltre è un po' più vivo sul Nexus 5. Con l'audio andiamo a fare l'ultimo controllo sulla fotocamera. Abbiamo entrambe la fotocamera stock di Android, cioè scusate la preinstallata, scusate, attivo la rotazione automatica così vi faccio vedere tutto il software, ecco qua. Allora, che dire di differenze? Non ce n'è tantissimo, tranne che la fotocamera nel Nexus 5 è a pieno schermo, come vedete, e abbiamo ovviamente il Photosphere, mentre le opzioni sono abbastanza scarne sul Nexus 5, come abbiamo già visto in vari focus. Mentre invece sull'MX3 il software è abbastanza più completo, abbiamo addirittura i filtri in tempo reale, possiamo gestire alcune opzioni abbastanza carine, come per esempio qua abbiamo la scena, per esempio, oppure possiamo gestire i tempi di scatto, quindi allungare i tempi di scatto fino a 1,5 secondi. I video sono entrambi a 1080p. Differenza, diciamo, a livello di hardware è appunto lo stabilizzatore ottico per il Nexus 5, mentre invece un'apertura focale migliore per l'MX3. Entrambi sono fotocamere di Sony. Scusatemi, questa qua è una fotocamera di LG, mentre questa qua è una fotocamera di Sony. Altre differenze sono appunto la luminosità: nonostante abbia una focale migliore l'MX3, la luminosità di notte del Nexus 5 è migliore. Questo devo ancora cercare di spiegarmela, però probabilmente la bontà del sensore nel Nexus 5 è addirittura talmente tanto alta da riuscire a battere un sensore Sony come quello dell'MX3. Direi che come video confronto siamo arrivati alla fine, grazie per la visione, se avete commenti o altro postate pure in basso, grazie ancora, ciao a tutti!